nuovo video. Allora, impazzita. Sto tornando adesso che ho accompagnato Giorgia, Gabriele e Giada hanno preso il pulmino. È stata una nottata veramente difficile perché Sabrina, vabbè, ha raffreddore e mal di gola e l'ha attaccato anche Pia, stanno assieme. E quindi stanotte Pia era tutta chiusa, piangeva, voleva la bubu. Poi doveva anche digerire, c'era il minestrone, ma si vede che non l'ha digerito bene ieri sera, quindi doveva digerire. Infatti poi ha fatto un ruttino, poi si è calmata, si è addormentata, però è stato veramente stancante, però non importa. Maurizio è a casa per qualche giorno, infatti adesso le bambine sono in casa con lui, è a casa qualche giorno e quindi ne approfitterò anche per fare degli spostamenti. E niente. Devo dirvi ancora qualcosa, ma non me la ricordo più. Che ieri il tecnico del gas, poi non vi ho raccontato quello che ha detto, mi sono dimenticata. Ieri il tecnico del gas ha detto che, preso il sostituto del contatore, ha detto che era quello perché era un po' vecchio, però ha detto che dove è situato il contatore adesso non va bene perché c'è sopra la scala, e quindi dice se ci fosse una fuga di gas non va bene perché resta lì invece di andare via. Quindi ha detto che, siccome avevamo in mente di fare alcuni lavori che sapete vi avevo detto, ecco, praticamente con quello che ha detto lui, invece di fare i lavori che, cioè alcuni lavori che volevamo fare, ne dovremo fare altri. E quindi adesso dobbiamo informarci. C'era di nuovo il coso acceso, ma forse stavolta era più basso. E quindi dobbiamo vedere un attimino se troviamo, perché praticamente dovremmo buttare giù la scala e fare la scala interna in modo che rimane appunto aperto, ma tanto era un lavoro che volevamo fare, quindi bisogna vedere però il muratore quanto ci prende per fare questo lavoro qui, quindi per buttare giù la scala, fare il terrazzo e fare il buco per la scala interna e mettere poi sulla scala. Anche quanto ci costerà una scala non si sa. Ovviamente non andremo a prendere una super in ferro tutta, perché comunque deve essere comoda, perché devono comunque salire e scendere i bambini, quindi non voglio cose stratosferiche che poi cioè troppo difficili da salire e scendere loro, perché comunque la faranno tipo Pia adesso che è molto piccola, cioè non adesso però, e quindi dobbiamo trovare una soluzione. Poi devo chiamare di nuovo il signore delle finestre, perché dobbiamo aggiungere una porta finestra e la porta di quella che diventerà poi la porta di entrata, e niente, quindi c'è da prendere questi due preventivi ancora e vedere un attimino cosa riusciamo a fare. Non al momento, perché proprio adesso non posso, perché prima appunto di far venire il muratore, Maurizio vuole aspettare ancora un attimo, dice tanto non è che abbiamo frettissimo, tanto finché comunque non viene il tempo un po' decente non è che si può fare, e intanto comunque prendiamo nominativi per fare questo lavoro. E basta, quindi adesso vado in casa, faccio colazione, vi faccio vedere quello che mangio stamattina e poi devo iniziare di nuovo i lavori, perché appunto se no non andiamo avanti e stiamo fermi. Quindi bando alle ciance e muoviamoci.
tizio è andato fino in posta a prendere una cosa che poi in realtà ci avevano già consegnato e ha trovato questo pacchetto dove dentro c'è il secondo investimento che vi avevo detto, anzi il terzo in realtà, che è una piccola ring light da attaccare al telefono per fare luce. Adesso vi faccio vedere che si accende, se trovo il pulsantuino. Ah, è dall'altra parte naturalmente. Magari per quando è buio e faccio, non so, vi faccio vedere delle cose per non prendere la ring light grande. C'è questa qui piccolina. L'ho presa anche questa qui su Amazon. E basta, adesso finisco la mia tisana e vado a fare i Ora lavori. è ora di pranzo. Dopo aver fatto un po' di lavori lì sopra, ho messo su i broccoli con anche il gambo, appunto. Certe volte mi dimentico e magari lo butto. La maggior parte delle volte cerco sempre di farlo perché comunque è buono ed è un peccato sprecarlo. Se sono molto di fretta, mi dimentico. Intanto se non mi dimentico la testa. Poi qui c'è appunto la pasta che è avanzata, bianca, senza la minestra, e ci andrò a mettere dentro i broccoli e la besciamella per noi. Qui invece c'è la minestra per Maurizio Gabriele, che è avanzata ieri sera, e qua invece la minestra per noi. E quindi niente, adesso prepariamo il tavolo. Maurizio è andato a prendere Giorgia, io sto qui, ho qui in braccio Pia perché ha raffreddore, quindi è un po' su di giri e niente, adesso appunto finiamo di, cioè aspettiamo Manuel, tanto i broccoli cuociono, le minestre sono solo da scaldare, aspettiamo Manuel, pranziamo e poi oggi pomeriggio ci sarà un gran pomeriggio di compiti. Farò finta di averne Dai, anche. ma farò finta di averne Mi passa che... Cosa devo fare? Mi passa Esegui le che chi seguenti collega addizioni. al... 2 più 3, 5. Il denominatore chioso. rimane Cos'è sempre il uguale. chioso? Chioso, Cosa? Qua, Il qui, qua. chioso di... Qua è uguale. Anche se sono tre numeri, si sommano solamente quelli sopra e quello sotto Ma... rimane sempre Qui uguale. nome Quello sotto congenito rimane sempre 3 questi suoni. più 4 Cetta. più 8 8 noni. Io e Fochi. Sara ci siamo scritte, in confronto a Gabriele gli ho scritto cose un po' più simpatiche. Chiesa. No. Infatti a Sara ci siamo anche messe a ridere, mamma. Sì, ma cosa c'entra adesso? Fai i compiti. Per Cuscino. distrarmi, perché altrimenti non ne ho voglia. Cos'è? Capisco che... Cosa? C'è il video, anche tu! Cosa? Che si continua Lo a sto mettere... indicando con il mignolo! Cosa serve però che ti metti la matita È in una bocca? chiesa? No. No, questa è una chiesa. E quella lì è una casa. No. Oh. Completa. Invece lì devi scrivere quanto c'era lì per arrivare a questo Due. risultato. Ricordati che sotto è sempre uguale. Sì. Adesso ci puliamo il naso, Pia. Poi mamma va a fare la pipì. Guarda che Ha un cane. chiodo nel piede. Mi è venuto da salmutiera, ma poi lo cerco di rimandare su. Ma stiamo... Guarda che i ragazzi sentono. Grazie. Salute. Non sentono in Temblapes. No. Cosa? Come non è in Temblapes? Veramente, saluta. Ciao. Non è vero, smettila. Ciao. Fate i compiti adesso, però. Non è possibile che non è in Temblapes. Ti faccio tutta sul culo. Se in Temblapes ci dovrebbero essere qua delle righette. È vero! Mamma! La mamma ci ha messo in Temblapes e sta usando il No, non siamo in costuzzo. time lapse.